Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Oran Red. Come vedete ragazzi, siamo su Hearts of Iron 4. Non so manco se si dice così, ma lasciate stare. Io e l'inglese abbiamo un brutto rapporto. Però tralasciando questo ragazzi, so che adesso non mi vedete con la webcam. Avrei preferito metterla, ma purtroppo la webcam non vuole funzionare questa giornata. So che questo video uscirà proprio questo giorno, quindi registrazione la stessa giornata, video subito lo stesso giorno. Purtroppo non riesco a risolvere, il tempo stringe, come si può dire, e l'unica possibilità era fare qualche gioco che non ho mai portato, che avrei voluto portare comunque. E vabbè, siamo qui con questo gioco fantastico. A chi piace la strategia, ovviamente. Comunque vedete, ho fatto già una partita, mi sono un po' esercitato tra virgolette, però noi partiremo con un new game. Quindi andiamo, possiamo scegliere vabbè, tra le due date, tra 1936 e 1939. Io partirei dal 36, ragazzi. Ovviamente le superpotenze sono queste. Si potrebbe anche prendere addirittura anche Polonia, però se sai com'è, c'è Hitler e io alzo le mani, non vorrei finire questa serie così velocemente, quindi evitiamo di prendere paesi difficili. Allora, io praticamente nelle due partite che ho fatto ho giocato con Svezia e Romania. Democrazia è un paese invece che non ha ancora un governo stabilito. Qual è la differenza? Io scoccio di giocare con le democrazie per il semplice fatto che sono paesi che praticamente le guerre non possono quasi farne, cioè quasi mai. A meno che non cambi il governo e fai una guerra civile, perché comunque sì, puoi fare una guerra civile nel tuo paese. Infatti cosa che ho fatto anche con Romania, però evitiamo, diciamo, paesi difficili da giocare. Magari possiamo anche provare con l'Italia, con paesi più potenti, o altre cose. Però io mi lancerei sull'Italia, vai, visto che siamo italiani, possiamo giocare con il nostro caro Benito Mussolini e magari vedere come andare. Più che altro la mia preoccupazione sarà che se mai dovessi fare un'alleanza con Hitler in Africa la situazione sarà una merda. Abbiamo anche Etiopia che siamo in guerra praticamente già da inizio. E vabbè, che dire, o prendo Italia o prendo qualcos'altro. Però direi di puntare sull'Italia. Proviamoci. Male che vada, evitiamo Hitler come alleato. Allora, partiamo con le cose primarie. Ben sapete, possiamo fare le ricerche. L'Italia, a differenza di altri paesi, a quanto pare può fare già 4 ricerche. Questo non lo sapevo, perché comunque l'ho comprato da 2-3 giorni. Non ci ho mai giocato praticamente, se non ci ho fatto qualche gameplay. Però io partirei con questa ricerca prima fondamentale. Le altre ricerche, l'Italia, come ben sapete, a livello militare tra virgolette non è messa male. Fanteria motorizzata, se non per quanto riguarda praticamente per i carri. Potrebbe essere, comunque io sono inesperto in questo gioco, anche se gioco da tantissimo tempo in strategici, comunque è la prima volta che mi medesimo in questo gioco, cioè prima volta no, la terza, ma in 2-3 giorni. Allora, tornando a noi, cosa fare con l'Italia? Cosa fare? Ma visto che siamo un paese che navalmente è messa molto bene, un potere navale interessante, però a livello militare non è che siamo messi così bene, a quanto pare no, per niente. Abbiamo un esercito minuscolo a livello fanteria, come vedete, però posizione navale abbiamo un tale potere enorme. Allora, noi partiamo che siamo in guerra, dobbiamo conquistare l'Etiopia, ovviamente ripeto, abbiamo un esercito schifoso, quindi cosa fare? Come ricerca io direi di potenziarci anche nelle industrie, assolutamente, perché comunque ci farebbe comodo un po' di potere industriale, per comunque per produrre un buon esercito che siamo appunto messi male. Come vedete le ricerche navali più o meno non siamo messi male, abbiamo diverse navi, tra cui arriviamo anche ai battleship. Dovrebbero essere battleship questo qua, credo, però vabbè, tralasciando ciò direi anche di per il momento lascio stare le navi, perché infatti abbiamo anche un buon potere. Direi di potenziare per quanto riguarda l'esercito, quindi di migliorare un po' la parte militare, perché comunque le ricerche industrie stiamo facendo, quindi direi di migliorare alcune cose che sarebbero queste. Forse la marina potrebbe servirci
per la futura guerra, se mai andremo in seconda guerra mondiale. Tralasciando ciò, abbiamo bisogno di tante industrie, siamo messi malissimo, porca troia, molto male siamo messi. Infatti solo Piemonte e Lombardia, cosa reale, sono messe bene, il resto fa un po' schifo, il Veneto. Allora ragazzi, cosa fare in questo caso? A livello militare, devo vedere, controllare, abbiamo 9 basi militari su 19. Quindi ce l'abbiamo? Sì, appunto, abbiamo 19 per 19 fabbriche militari, cioè fabbriche militari per produrre armamenti. Cosa dobbiamo fare adesso? Allora, io direi di partire con civilian fattorie civili, direi di puntare verso il nord, che dovremmo essere un po' più coperti, quindi facciamo un po' di queste, poi direi di fare anche fabbriche, perché assolutamente abbiamo bisogno di fare un buon potenziamento, quindi puntiamo verso più il nord queste cose, non per qualcosa del sud, ma io sono del sud, come ben sapete, non preoccupatevi, non c'è questa cosa particolare. Vabbè, tralasciando ciò, diciamo che dovremmo un po' migliorare alcune cose. Direi per adesso facciamo così, poi vediamo come fare per le altre cose. Naval base, dovremmo essere messi molto bene anche in quello, credo sì, 6 su 11, però magari più avanti potremmo migliorare. Allora, quindi abbiamo bisogno di risorse ovviamente, siamo messi male. Questo direi di mettere infinito. Non è la stessa nave, nel senso ha... Vabbè, questa rimane uno, anzi non si può eliminare, ok, perfetto. A posto. Diciamo che... Okay, facciamo così per adesso, abbiamo bisogno di prendere risorse perché siamo messi malissimo. Allora, diciamo che a livello militare siamo molto messi bene con l'Italia, sembrava non fosse così. Aspettavo che fosse di peggio, però diciamo che dobbiamo un po' usare le nostre industrie, queste assolutamente ci servono. Noi mettiamo una in più, questo andiamo bene, questo andiamo bene. E direi di puntare anche un po' su più carri, oh, perfetto. Dobbiamo assegnare la regione, per me questa è anche qui. O dobbiamo aggiungere nuove navi, no? Che regione vuoi assegnare mai? Allora, tralasciando ciò, dobbiamo comunque guardare un attimo le risorse, ci servono assolutamente. Madonna, perdiamo, non abbiamo petrolio assolutamente, cioè zero praticamente. Diciamo di andare dalla Romania, che è molto vicina, molto più vicina. Andiamo su gomme, che abbiamo bisogno di tanta roba, porca troia. Non è che siamo messi così bene, usiamo tantissime risorse, giustamente siamo anche in guerra, insomma è una cosa molto buona. Allora io direi di andare su questo, ovviamente ci serve assolutamente l'Etiopia, quindi missione dell'Etiopia. Dobbiamo formare le divisioni, allora, formiamo la prima divisione, formiamo la seconda divisione e queste direi se possiamo portarle assolutamente qui. Servono i convogli, dovremmo avere dei convogli. Prima devo sistemare anche le navi, porca troia, quante cose da fare. Porca troia, non mi selezionare i soldati. Che odio questa cosa, ok. Dovete andare tutti in Sicilia assolutamente. Andiamo tutti in Sicilia. Organizziamo un po' le navi. Poi, tralasciando questo, queste qui, vorrei portarle assolutamente lì. Proprio adesso fallito. Siamo messi malissimo quanto riguarda in Africa, abbiamo un esercito vergognoso, però adesso dobbiamo pensare, diciamo, alla battaglia assolutamente. E queste qua devo inserirle assolutamente lì. Ok, anche se è scomodo, aspettate, questo se mi conviene fare un nuovo generale. Ok, appunto mettiamo il generale, che possiamo, quanti generali abbiamo? Abbiamo generali di merda, assolutamente di merda. Passiamo a frontline, che dovrebbe essere questa, e offensiva. Qual è quell'offensiva? Dovremmo assolutamente, allora facciamo così, ok, se riusci... no,
non mi piace, ho sbagliato. Assolutamente non va bene così. Ci conviene per adesso, tipo, fare così. E anche questo devi inserire. Ecco. Perfetto. Dovrebbe... Ok, perfettissimo. Vediamo come dovrebbe fare l'invasione. Dovrebbe dirci l'invasione. No, non ce la dice. Vabbè, comunque siamo messi male. Non abbiamo un esercito fortissimo. Però si può fare qualcosina, spero. Mettiamo questi atti generali. Ovviamente frontline, questa qui. E direi di ingrandire subito. E passiamo all'offensiva, che per adesso cerchiamo di fare questo. Invadere questi territori. Ecco, appunto, dovrebbe essere. Dovrebbe andare così, dovrebbe però. Questa invece. Speriamo che vada bene. Anche, anche se ne dubito. Qui ci abbiamo gli aerei, ovviamente. Direi di fare superiorità aerea, supporto aereo, strategia, vabbè, bombardiamo ovviamente, facciamo anche intercettazioni. Assolutamente ci servono queste cose, se no siamo in svantaggio. Ovviamente questa regione, vabbè, qui per adesso non ci interessa. Per il resto possiamo anche partire, direi. Ok, a posto, le risorse sono ok. La guerra sarà un po' particolare, anche se l'esercito nostro dovrebbe essere più forte, ovviamente. Dovrebbe, ovviamente. Ok, vediamo come andranno le cose. Quindi abbiamo superiorità aerea, quindi dovremo iniziare con l'invasione. No, cosa ho fatto mai? Ok, perfetto, dovremmo aver messo. Ok, da adesso qui seguiranno, diciamo, l'invasione che abbiamo scelto. Qui dobbiamo anche organizzare questo esercito. Ok, magari però intercettiamo questi qua, che ci conviene, sennò entra nel nostro terreno. Questo da supporto militare. Dovremmo essere più o meno a posto, tra virgolette a posto, quanto pare, si spera che procede tutto bene. Allora, militarmente siamo in vantaggio, un esercito molto più forte, questo sì, contro l'Etiopia ovviamente, mi sembrava anche ovvio, cosa che perdiamo, petrolio ovviamente, ti pareva. Dobbiamo farci aiutare dalla... Qui togliamo, no, ma non ci può dare un cavolo, se riusciamo a prendere qualcosa da Venezuela, che è a posto. Questi qua, mentre lì fanno la guerra, mettiamo un attimo le navi qua. No, non ci sono trasporti, convogli. Ah no, sì, perfetto, allora perché non me li dava. Anzi, io vi dico che siamo messi malissimo in Africa, abbiamo un esercito molto debole. Allora, è...